Siamo all'Oscar del libro con l'avvocato Antonio La Scala, che stasera tra i premiati per il libro Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale, un libro che parla del riciclaggio in Vaticano. Come nasce questo tuo studio, questa tua ricerca? Siccome non amo prendermi meriti che non ho, nasce da un'idea di una mia studentessa della LUM, che si è laureata con me, ha discusso con me la tesi e ha proposto questo argomento. Siccome mi è così piaciuta questa tesi, abbiamo deciso di trasformare la tesi in un, come possiamo dire, in un manuale, un manualetto, dove in realtà si dà atto della bravura che ha avuto lo Stato Vaticano a partire dal 2010, grazie a Benedetto XVI, nel adottare finalmente una normativa antiriciclaggio che la faccia entrare nei paesi della white list e adeguarsi così anche alla normativa europea in materia di antiriciclaggio dopo tutti gli scandali che in passato hanno travolto il famoso IOR del Vaticano. Com'è la situazione adesso? È migliorata? Allora, hanno fatto passi da gigante in 10 anni praticamente. È chiaro che c'è ancora tanto da fare. Il Vaticano ha cominciato a fare le prime segnalazioni di operazioni sospette, ha arrestato anche qualcuno, lo Stato Vaticano, si pensi al caso del Cardinale Becciu, ha adottato normative regolamentari oltre quelle, diciamo, di fonte primaria, cioè le leggi vaticane. Quindi ha fatto tanto. È chiaro che in 10 anni non puoi recuperare un secolo di storia, ci vorrà ancora un po' di tempo. Grazie. Grazie.